amici di Udinese TV, oggi vi racconteremo una nuova puntata di In Comune e vi parleremo del comune di Fiumicello e Villa Vicentina. Io sto percorrendo la strada celeste in questo momento, il cammino del pellegrino. Intanto ringraziamo il sindaco per averci aperto le porte del comune di Fiumicello Villa Vicentina. Caro sindaco, cosa possiamo dire di questo comune? Allora, innanzitutto benvenuti in questa comunità. Il comune di Fiumicello Villa Vicentina è un comune nuovo, giovane, perché nasce dalla fusione dei due ex comuni Fiumicello e Villa Vicentina e quindi il suo compleanno è il 1 febbraio 2018, e io ho l'onore di essere il primo sindaco del nuovo comune. È una grande e importante sfida per queste due comunità, che ne formano una più ricca e più preziosa dal punto di vista sociale e anche economico. Se dovessi definire la mia comunità con due brevi parole, direi che è accogliente e vivace, perché dal punto di vista, come dicevo, economico e territoriale, sicuramente è un paese a forte vocazione agricola ed artigianale ed è, diciamo, la patria delle pesche. E comunque in generale le aziende agricole si occupano dell'ortofrutta e anche del vino, qui da noi insomma si sta bene. È un paese vivace perché dal punto di vista dell'associazionismo vantiamo oltre una sessantina di sodalizi sportivi, ricreativi, culturali, quindi come sindaco una delle soddisfazioni più grandi è sentire le persone che scelgono di venire a vivere qui dicendo: io voglio crescere qui i miei figli, io sono cresciuta qui, quindi per me è un grande orgoglio sentire questo. Caro Francesco, ci troviamo a Villa Vicentina in via Libertà numero 1, la Rosa di Seta, e tra poco conosceremo Lorena. Quando nasce questo negozio e perché nasce? Fisicamente nasce nel 2012 e nasce da un'esigenza mia principalmente di farmi delle cose per me, perché sono sempre stata una taglia curvi, diciamo così, e non, ho sempre fatto fatica a trovare delle cose carine nei negozi che non fossero i tagli classici. E si è insinuata pian piano quest'idea e nel 2012 è partita a marzo. Sei contenta? Sì, assolutamente. Anche perché da una passione, da un hobby, è diventato un lavoro. Esattamente, è cominciato proprio come un hobby, come una cosa casalinga, molto semplice. E poi invece mi ci sono appassionata. Quali sono i servizi che dai nel tuo negozio? Allora, qui, a parte la vendita di tessuti e merceria, faccio anche, svolgo anche sartoria. Principalmente disegno da nuovo di abiti, ma faccio anche delle piccole riparazioni. Non molto, perché comunque sono da sola e gestire tutto è difficile. Comunque la mia passione è il disegno proprio tecnico del vestito, la progettazione iniziale, ecco. Sappiamo che ogni tanto organizzi anche qualche corso per qualche tua cliente. Sì, più che il corso classico dove si inizia dall'inizio alla fine a disegnare un cartamodello eccetera, quello che io ho impostato è un discorso personalizzato, cioè se una persona vuole comprarsi la macchina da cucire e vuole imparare ad usarla, ci facciamo quel paio d'orette di lezione e io, insomma, nel mio piccolo spiego quello che sono in grado, poi ovviamente ogni macchina a sé. Idem stesso discorso se una vuole imparare solo a fare l'orlo o cambiare le cerniere, quello che loro vogliono io gli insegno, non obbligo nessuno a fare percorsi lunghi che magari poi ci si perde per strada. Qui, Lorena, vediamo un cartamodello definitivo con tanto di correzioni, che tra l'altro hai utilizzato per realizzare il tuo vestito, quello che indossi oggi. Esattamente, sì. Questo qui è la parte finale, diciamo, di tutto questo lavoro che vedete qui cominciato, ed è la risultanza, lo vedete addosso a me, insomma. Senti, in quanto tempo hai realizzato tutto, dal cartamodello alla realizzazione finale? Allora, questo qui è stato piuttosto facile, perché essendo io la cliente me lo misuravo quante volte volevo, quindi nell'arco di una giornata sono riuscita a fare sia cartamodello che la costruzione, poi l'ho cucito, insomma. Cioè, praticamente tu in 24 ore ti sei realizzata questo super vestito, ti sei fatto un regalo. Sì, sì, però diciamo è un po' più facile perché di cose me ne sono fatte, quindi insomma
lo so dove sono i miei difetti, quindi no, di fatto non l'ho neanche misurato, cioè l'ho cominciato e l'ho finito e l'ho messo su. In questo momento sveleremo anche i segreti di questo mestiere, magari qualche segreto, e poi anche gli attrezzi che usi, che non sono solamente quelli della semplice macchina da cucire, anzi. No, infatti, la macchina da cucire è, diciamo, una parte finale, è anche la parte più semplice del lavoro. La parte più difficile sta qui, quando abbiamo un foglio di carta sul tavolo, una steca, una matita e nient'altro, e dobbiamo fare diventare una cosa piatta, tridimensionale. Lorena, adesso sei pronta a prendermi le misure? Sì, certo. Guarda che questa è una grande responsabilità, eh? Ma me ne sono consapevole. Allora, iniziamo. Torace. Andiamo col torace. Torace. Mi raccomando, eh. Abbiamo 121. E questa è la parte tosta. 124. 124 la vita, 124 una bella vita, eh. 124. Quindi, 100, beh, allora sono equilibrato, 121, 124, 127. Abbastanza regolare comunque. Abbastanza regolare. Quindi ricordiamo dove poterti venire a trovare. A Fiumicello in Via Libertà 1. Arturo, intanto siamo venuti qua a trovarti, grazie per averci aperto le porte del tuo molino. Raccontaci la storia di questa fantastica... Questo molino nasce nel 1948, è stato costruito dalla mia nonna, che era titolare di un altro mulino a Fiumicello, e l'ha dato in gestione a mio padre. Dopo mio padre, naturalmente, ho continuato io, adesso continuerà mio figlio. Ci dà soddisfazioni perché siamo uno dei pochi ancora esistenti in Friuli. I sapori di un tempo ci sono ancora? Sicuramente, perché cerchiamo di trovare dei prodotti buoni, genuini come una volta, e facciamo ancora la macinatura come un tempo, per dare appunto i gusti e i sapori di un tempo, di una volta. Cos'è per voi il territorio, il Friuli Venezia Giulia? Diciamo, noi siamo innamorati di questa regione e quindi cerchiamo di fare anche da portabandiera per questa regione. E abbiamo dei prodotti straordinari che tante volte non riusciamo da friulani a esporre in maniera giusta, però cerchiamo di fare il nostro meglio per portare avanti questo portabandiera. Io so che in questi anni avete avuto tantissime idee, avete messo in pratica tante cose. Quali sono i servizi che date nella vostra azienda? Ma nella nostra azienda è nata come mulino artigianale, però negli anni non ci siamo fermati a questo. Abbiamo sviluppato una bellissima agraria con prodotti molto vasti, e dall'articolo per il piccolo animale alle piante da orto, da giardino, a tutta la cura del verde. Inoltre abbiamo un reparto che segue mio fratello con macchine da giardino, con riparazione di queste macchine da giardino, e diciamo ci siamo sviluppati in vari prodotti senza tralasciare il nostro punto di riferimento che è il mulino. E poi so che avete anche un reparto dedicato alla legna d'ardere. Sì, vendiamo anche legna d'ardere di qualità, pellet per stufe, che vendiamo con soddisfazione nei paesi limitrofi. Lorenzo, so che tu sei un addetto ai lavori, vieni qua Lorenzo, vieni con noi. Senti, sappiamo che anche tu dai una mano qui in azienda. Cosa ti piace fare? E aiutare mio papà. E il nonno che consigli ti dà? Di non toccare niente. Insomma, è tutto in funzione adesso. Adesso tutto in funzione, bisogna regolare il macchinario in base a quello che si vuole fare e dobbiamo regolarlo in base alla setacciatura, per cui per avere un prodotto più o meno setacciato e più o meno grosso, per cui in base anche alla calibratura della farina che vogliamo ottenere. Adesso metteremo in funzione questa macchina che macina a pietra, quindi è unica nel suo genere questo macchinario. Sì, ho avuto l'orgoglio di ristrutturare questa macchina, che era una macina a pietra di mio prozio, e appunto questa utilizza un sistema differente dall'altro macchinario, ha due mole in pietra naturale francese La Ferté che sono praticamente una sopra l'altra. La pietra superiore gira e praticamente attraverso questo serbatoio i chicchi
del cereale che vanno a macinarsi entrano all'interno fra le due pietre. Con la forza centrifuga il cereale viene scagliato verso l'esterno e macinato, facendolo rotolare, si macina sempre più sottile verso l'esterno. E adesso ci troviamo anche nello spaccio aziendale. Sì, qua proponiamo, oltre che i nostri prodotti, abbiamo fatto una ricerca dei migliori prodotti friulani e italiani, soprattutto nazionali, e diamo delle eccellenze, proponiamo delle eccellenze per qualsiasi tipo di lavorazione, che sia la farina polenta, il pane, un dolce, una frolla, un lievitato, una pizza, diamo veramente dei prodotti di eccellenza. E poi la cosa molto bella della vostra azienda è questa familiarità, eh? Siamo in quattro di famiglia, più abbiamo 8-10 di personale, insomma, che ci danno una mano, e insomma la cosa funziona. E poi avete anche questa chicca, questa taverna degli amici. Sì, quella sì, la amo tanto, veramente. Senti Lorenzo, andiamo a macinare o andiamo a comandare? Andiamo a macinare. Un comune molto attivo e molto vivace, come diceva lei, grazie anche alla sua squadra. Beh, insomma, abbiamo una compagine di colleghi che sono provenienti da ovviamente entrambe le comunità, per una giusta rappresentanza territoriale, tenendo conto che già precedentemente le due amministrazioni hanno lavorato fortemente e molto bene insieme proprio per costruire questo grande progetto. Ci occupiamo, quindi siamo una squadra che si occupa con le varie deleghe assegnate di tutte gli ambiti del paese, quindi insomma c'è tanto da fare. Come ben saprà, il mio cuore è bianconero, so che dalle parti di Villa Vicentina c'è un motto che si chiama Brindisino. Brindisino, la 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 la, sono figlia d'arte, il papà Aldo è il presidentissimo dell'Udinese Club di Villa Vicentina, insomma è un paese friulano dove batte il cuore bianconero friulano. Certo che la mamma ha un gran cuore per supportare e sopportare ancora il presidente. Assolutamente sì, ma insomma siamo una famiglia dedita allo sport, ma in realtà anche proprio all'associazionismo in generale, perché il piacere di stare con le persone e di vivere la comunità a 360 gradi. Parliamo un po' dell'ambiente di questo fantastico comune. Posso dire che la parte di Villa Vicentina da cui io provengo è più nota per le sue vicende storiche del passato. E Fiumicello per la parte soprattutto ambientale. Diciamo, qui in questo territorio è bagnato dalle sponde dell'Isonzo, e in questo territorio sorge appunto la riserva naturale Foce dell'Isonzo, che è stata istituita nel 1996. È una zona molto importante. La riserva, tra l'altro, noi siamo solo uno dei quattro comuni che fa parte di questa riserva, assieme a San Canzian di Isonzo, assieme a Staranzano, assieme a Grado. È molto importante, si parte dalle zone coloniali, noi siamo nella propaggine più a nord della riserva, dove ci sono soprattutto zone di golena, boschi golenali, e si arriva fino al mare, praticamente fino alle zone umide, dove c'è zone palustri, dove c'è il comune di Grado. È una zona molto importante perché per la maggior parte si sovrappone a una zona di protezione speciale, quindi tutelata dalla comunità europea. Ci sono 20 habitat di tipo prioritario e altre specie che sono presenti anche solo in questo territorio. Quindi da questo punto di vista è molto importante. E tra poco conosceremo Roberto della SR Service. Finalmente siamo arrivati in via Trieste numero 17, Barà, SR Service, officina elettrauto di Roberto Sfreddo. Ciao Roberto, come stai? Benissimo. Intanto, quando nasce la passione per i motori? Da piccolino, proprio sempre da appena nato. E naturalmente che motori, anche perché tu sei nato alfista praticamente. Sono leggermente alfista, sì. Cioè a te sgorgono nelle vene i pistoni dell'Alfa Romeo. Esatto. Come mai questa passione per l'Alfa Romeo? La passione è arrivata grazie a mio papà,
che aveva l'Alfa quando ero piccolo, e lì mi è rimasta. Qual era la sua prima Alfa? La Giulietta 1008. Che spettacolo, quella della polizia proprio. Esatto, esatto, esatto. Senti, quando nasce la passione invece di aprire l'officina, insomma? L'officina è un sogno da sempre. Ho fatto tanti anni in concessionaria e poi alla fine ci sono riuscito 5 anni fa. Quindi è iniziato come garzone praticamente? Come un garzonetto, esatto, 14 anni e mezzo. E piano piano ti sei appassionato di questo mondo? Esatto, sì. Da quanti anni hai questa officina? 5 anni. Quali sono i servizi più richiesti in questa officina? Beh, chiaramente tagliandi, sostituzione pneumatici, riparazione pneumatici, controlli del climatizzatore, ricariche clima. So che fai anche tante preparazioni per i collaudi. Preparazione per i collaudi, sì. Ho il centro collaudi qua vicino, così li preparo e porto direttamente a fare il collaudo, così consegno la vettura collaudata e finita. Questi sono, diciamo, i lavori più per la maggiore, ecco. Come nascono i tuoi video sui social? Così, per caso. So che sono seguitissimi. Sì, sì, molto seguiti. Grazie a un amico triestino che viene a darmi anche lavoro. Come vuoi, Chiasa? Mandi fantat. Dimmi, Pandin. Ti sta arrivando una clamada. Cosa, caro Picoyons? All'è il solit triestin. Rompi coglions di triestins. Passimilo. Robby, sono me, ciao. Ascolta, sono rimasto pieco la macchina e non si muovi. Cosa può essere? Sigurtos mi tu vuole indimmiarle. L'olio devo cambiare te. E allora il vuole in la puesta. Sappiamo che ricevi sempre solo su appuntamento, quindi chi dobbiamo contattare? Bisogna contattare SR Service, officina, elettrauto, in via Trieste, 17/B, Fiumicello, Villa Vicentina. E naturalmente possono avere qualsiasi tipo di macchina, naturalmente quando arrivano qui con l'Alfa Romeo a te torna il sorriso. Diciamo che il sorriso si fa vedere. Caro Roberto, insomma, ti sei tatuato la Giulia anche lì, quindi hai tradito la Giulietta adesso. Avremmo tradito la Giulietta, ma a me piace il Giulia. Beh, lo sapevamo. Senti, ma il tuo amico triestino, insomma, lo vogliamo salutare o no? Certamente. Un grande saluto a Sebastiano Klicek, che è il triestino e l'ideatore del video. Volevo ringraziare anche Diego Caponetto, che è il realizzatore del video, audio e tutto quanto. E la voce del Pandin, che è Elena Mancini. Direi. E comunque li salutiamo tutti, anche perché in questo momento ci stanno guardando, e li ricordiamo di cliccare e condividere questa puntata. Assolutamente sì. I calendari, quelli giusti, dove li hai nascosti? Perché Francesco, quello che ci sta riprendendo, vorrebbe vedere un calendario. Naturalmente non in televisione, glielo facciamo vedere in privato. È di là? Di là. Vabbè, amici di Udinese TV, questa volta non fa per voi, ma fa solamente per Roberto e Francesco Tecchio, che ci sta riprendendo. Io vado a fare una bella pausa caffè. E tra poco conosceremo Villa Asiola, nella Borgo Pacco. Questo è veramente un fantastico alloggio agrituristico. Finalmente siamo arrivati a Villa Vicentina. Dalla costa Umberto ci racconterà l'azienda agrituristica Villa Asiola, una villa veramente pazzesca, praticamente con una cornice naturale immensa. Sì, sì, mi fa ridere perché lo vedo entusiasta da come parla, anche un grande sorriso. Questa è un'avventura che è iniziata da me, diciamo, 40 anni fa, dopo tantissimi anni di lavoro. Posso dirlo senza tabù, siamo circondati da tante pietre. Tutte queste pietre, io dico, se potessero parlare, difficilmente trova qualcuna che non l'ho preso in mano io. Io mi divertivo giorno dopo giorno a realizzare questa struttura, che inizialmente non avrei mai pensato di portarla a questi livelli. Passando gli anni mi rendevo conto che veniva sempre più carina, sempre più apprezzata, sempre con grandi persone che mi incitavano e dicevano: ma vai, che stai facendo una cosa bella. E questo mi ha portato ad arrivare al giorno d'oggi e sono più che soddisfatto. Raccontaci i servizi che dai qui nella tua villa. Faccio pernottamenti con le prime colazioni, ovviamente uso tantissimi prodotti tutti del nostro territorio. Diciamo che l'italiano non è abituato a fare le colazioni abbondanti come le fanno i tedeschi, gli austriaci o anche gli inglesi. E invece loro apprezzano e quando vanno via, infatti mi fanno sempre l'ok, sono sempre, perché preparo il salame di alta qualità, infatti
mi dicono spesso dove vado, mi procuro e poi dopodiché gli do anche le indicazioni necessarie, così il vino e così il formaggio, poi la ricotta e tantissimi altri prodotti. Poi c'è un buffet a libera scelta e faccio di solito parecchie cose, le prepariamo noi. Insomma, ti piace trattare bene la natura perché la natura tratterà bene noi donandoci tante eccellenze, e per questo tu ci sei, eccellenza a chilometro zero che dai a tutti i tuoi ospiti. Sì, distintamente tutti sono la cosa più bella che io ho quando vado via di qua nella tarda mattinata, quando va via un ospite e che mi dice che ritorna con altri amici. Infatti anche quest'anno ho avuto, nonostante questa lockdown, adesso il mese di agosto ho avuto grandissime ma immense soddisfazioni, enormi. Tantissimi italiani vengono a trovarti, ma ci sono tantissimi stranieri che vengono a trovarti. Sì, tantissimi, specialmente austriaci, tedeschi, austriaci perché sono un tiro, anche da Vienna in 4 ore sono qua, e tantissimi hanno fatto la loro casa, la seconda casa a Villasiola, proprio me lo scrivono, mi raccomando, mi dicono Assistite House in Friul. Sappiamo anche che vengono degli studenti universitari di archeologia ogni tanto qui a soggiornare. Sì, vengono a soggiornare perché fanno scavi ad Aquileia e infatti loro mi dicono non mollarci perché noi qui trovano il loro habitat perfetto, perché loro tutti i cocci quando vanno se li portano qua, hanno anche un deposito dove tutto riservato per loro, ma poi c'è la fontana che non so se avete visto, è un pozzo artesiano, 162 metri acqua pura. Senti Umberto, adesso dobbiamo far capire alle persone che ci stanno guardando come possono anche loro soggiornare a Villasiola. C'è un prenotamento tramite online o telefonare direttamente, io sono anche su Booking. Per sito internet abbiamo visto. Sì, esatto. Pertanto chi vuole, se c'è spazio, ben vengano, e così vedono questa struttura. Umberto, noi ti ringraziamo e vabbè, torneremo a trovarti. Vi aspetto, come no, anzi, mi fa sempre un onore e un piacere avervi. Siamo in Piazzale dei Tigli, un punto di riferimento per tutto questo comune, anche perché durante l'anno si fanno tante manifestazioni. Sicuramente sì, il Piazzale dei Tigli è il punto principale dove viene ospitata da ormai 61 anni la Mostra Regionale delle Pesche e anche la festa patronale di San Valentino. È la parte, diciamo, centrale dell'ex comune di Fiumicello, ora ovviamente comune di Fiumicello Villa Vicentina. Quest'anno, motivi che tutti conosciamo, la Mostra Regionale ha subito purtroppo un ridimensionamento a causa appunto il Covid e abbiamo potuto solo fare poche manifestazioni, mentre negli anni scorsi questo piazzale era veramente gremito di tante persone, ospiti di tutto il territorio. Però so che si sta lavorando già per l'edizione 2021. Sì, ci stiamo pensando e stiamo già cercando di anticipare i tempi, perché avendo perso l'opportunità quest'anno di realizzare qualcosa, il prossimo anno vogliamo ritornare a stupire tutti gli ospiti, quindi con musica, buona cucina, con la collaborazione fondamentale delle associazioni del nostro territorio. Sappiamo che questo è anche un comune molto ma molto sportivo. Direi proprio di sì, è un impegno, un onore essere l'assessore allo sport qui, però è vero che ogni settimana i nostri impianti sportivi sono pieni di persone, abbiamo praticamente tutte le attività sportive, ci mancano gli sport acquatici e abbiamo addirittura uno sci club, anche se non abbiamo le montagne, dal basket al calcio, al pallavolo, alla ginnica, al noto patinaggio, ormai per i risultati che porta a livello internazionale, una vivacità dal punto di vista sportivo importante. E se avete passione per le cose vecchie ma anche per quelle nuove, c'è sempre il mio mercatino dall'amico Giampaolo, che potrebbe ritirare anche le vostre cose vecchie o magari le cose nuove e potete ricavare anche tanti soldini. Caro
Allora Giampaolo, intanto ti ringraziamo per averci aperto le porte del tuo mercatino, anzi il nostro mercatino, tutto di seconda mano, da oggetti vecchi a oggetti meno vecchi. Da oggetti nuovi, seminuovi e oggetti vecchi usati, comunque tutti in buone condizioni. Senti, come nasce questa passione per il mercatino, per il tuo mercatino? Nasce tanti anni fa, sono sempre stato un attimino così a guardare le cose vecchie, a riutilizzarle eccetera eccetera. Nasce andando a visitare un centro commerciale dove c'era già un mercatino. Piano piano ho fatto delle ricerche, ho trovato il locale ed ho aperto. Certo che c'è una grande passione, una grande ricerca, anche perché poi ogni cosa vecchia può raccontare la sua storia. Il tempo impari a conoscere le cose, vedere se sono veramente vecchie o se sono delle cose così, o... e dopo ti affezioni, purtroppo. Senti, come funziona qui? Cioè il cliente viene qui con l'oggetto da vendere? Tu lo porti qua, voi lo portate qua, facciamo una valutazione, lo mettiamo in esposizione gratuitamente e alla vendita si ricava il 50% in contanti, soldini veri. Non facciamo buoni, non facciamo punti, non facciamo niente. Soldini in contanti. Come ti contattano le persone? Bah, tramite telefono, tramite mail, tramite i social, tanti canali. Quali sono gli oggetti più richiesti nel tuo negozio? Ma varia un po' tutto, dal divano, la cucina, elettrodomestici, cose importanti che servono tutti i giorni, o la radiolina vecchia, la radiolina per dare al nipote, per fargli sentire la radio come era una volta, tante cose. Insomma, caro Giampaolo, 450 metri quadri di vera passione. Sì, sì, sono contento, ogni giorno arriva qualcosa e ogni giorno devo decidere se prenderla o no, per vedere se andrà. Anche perché naturalmente scegli tu se poi ritirare la merce o no. Sì, sì, assolutamente scelgo io, non mi faccio imporre, perché altrimenti non sarebbe più il mio lavoro, ma sarebbe il lavoro degli altri. E gli altri, se vogliono farlo, che si prendano un capannone. Cioè, gli do una mano, volentieri, do una mano ad altri, eh. Vado in giro, li aiuto. L'importante è tenere una certa distanza, perché altrimenti non lavoriamo nessuno dei due. Giampaolo, una cosa molto bella della tua attività è anche che rendi soldi nel caso degli elettrodomestici che non dovessero funzionare. Diciamo che le cose che non posso provare qua dentro, ad esempio una lavatrice che è impegnativa per via dell'acqua eccetera, se non funziona tu me la porti indietro e io ti rendo i soldi, non ti faccio buoni, e tu con i tuoi soldini fai quello che vuoi, o in questo negozio o in un altro negozio. Chi sono i tuoi clienti? Gente come noi, gente come te, gente come il signore che sta riprendendo, gente normale che ha la casa, decide di cambiare perché è una cosa ciclica che ce l'abbiamo dentro, e le cose che non vuole più tenere le porta qua. Che età hanno i tuoi clienti? Ma dai 20 ai 60, 70. Io so che in questa super passione ti accompagna anche tua figlia. Mi accompagna anche mia figlia da tantissimi anni, è molto brava, ascolta, anche se da un po' di tempo sono io che ascolto lei. Dove possiamo trovarvi? La zona si chiama località Pontisel, statale 14, via Trieste 11. Digitare sul navigatore questo e vi porta qua. Altrimenti mi telefonate e piano piano vi guido io. E naturalmente dall'amico Giampaolo ho trovato anche questa fantastica cassa. E naturalmente anche lei verrà sintonizzata sulle frequenze di Unese TV. 110. Mi raccomando, fate come lei, fate come noi. Seguiteci.